Ragazzi, buongiorno, come state? Oggi scopriamo il messaggio per questa settimana che sta arrivando e lo facciamo con il nostro bellissimo oracolo dei registri akashici. Quindi vediamo qual è la prima carta per l'inizio di questa settimana. Allora, scegliamo subito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E lei che non si stacca. Gratitudine, bellissimo! Allora, per la prima parte di questa settimana siamo chiamati a dire grazie, a ringraziare. Noi tante volte viviamo in uno stato di completo addormentamento mentale, fisico e spirituale. Non ci accorgiamo di quanto in realtà siamo fortunati. C'è un bravissimo entusiasmologo che si chiama, non mi ricordo come, comunque se voi mettete entusiasmologia lo scoprite, mi piace tantissimo, ho fatto la sua pratica e la sto facendo e si basa sul dire grazie, grazie, grazie per almeno 20 minuti. Questo ovviamente non è possibile, però se tu inizi già la mattina, no? E inizi a dire, ti metti una bella mano sul cuore, mano destra sul cuore, e inizi a dire grazie per questa giornata meravigliosa, grazie che mi sono svegliato, grazie che mi trovo in questo letto, grazie che ho un riparo, grazie per questo letto caldo che mi ha tenuto al caldo questa notte, grazie per questa meravigliosa giornata che ho davanti in cui posso realizzare la mia missione e fare meraviglie. E posso iniziare, anche se non ho iniziato, a scoprire qual è la mia missione. Ogni giorno è una beatitudine, è una benedizione, non una beatitudine, una benedizione. Quindi nella prima parte della settimana siamo chiamati proprio a ringraziare. È bellissimo, grazie, grazie. Poi vediamo invece nella seconda parte della settimana che cosa ci dicono di fare i nostri maestri ascesi. Tra l'altro, se noi iniziamo a ringraziare, si alzano le vibrazioni del nostro corpo, della nostra anima e ci attireremo anche delle situazioni favorevoli. Per esempio, che ne so, stiamo cercando un lavoro, un conto è che lo cerchiamo con quell'atteggiamento di miseria, di scarsità. Un conto è che invece diciamo grazie dell'abbondanza di lavori che ancora non conosco, di opportunità che ancora non mi sono presentate, ma io adesso, proprio perché sono grata, anche se è un lavoro che non ti piace, tu dici io sono grata o sono grato per questo lavoro che ho già, perché comunque mi ha permesso di arrivare fino ad adesso, e poi mi apro all'abbondanza dell'universo di chissà quali nuove futuri lavorativi. Qualcosa ovviamente, chiedi qualcosa che sia in linea con la tua missione dell'anima, mi raccomando. E quindi andiamo ad estrarre la seconda carta. Vediamo un po', vediamo un po'. Questa qui, i maestri vogliono che ci focalizziamo su. Eccola! E infatti è arrivata! È arrivata la legge dell'abbondanza! Quindi più noi ci focalizziamo, mannaggia, queste carte si stanno un po' consumando, più noi ci focalizziamo sull'abbondanza, sulla gratitudine e più arrivi abbondanza. Infatti legge dell'abbondanza. Legge dell'abbondanza, come vedi, sembra che ci stanno dei prosciuttoni qua sopra, ma in realtà sono sacche di denaro. Il denaro è energia, non lo devi considerare come una cosa sporca, è semplicemente energia. Quindi energia che poi ti servirà se realizzi la tua missione a aiutare anche gli altri, magari a mandare denaro, non so, verso delle associazioni animaliste diciamo che tu stai seguendo in questo momento. Ce ne stanno tante per la salvaguardia delle balene, dei delfini, degli oceani, per i bambini che non hanno appunto, i bambini tipo dell'Africa. Qualsiasi cosa ti venga in mente, i soldi sono energia, non sono né negativi né positivi, sono neutri, sono energia neutra. Quindi se tu ti focalizzi sulla gratitudine nella prima parte della giornata, arriverà la legge dell'abbondanza che ti dice: oh, io questo volevo da te. Volevo proprio questo, perché più noi siamo grati e più arriva abbondanza, proprio come ti ho detto prima, manco a farla apposta, no? E quindi focalizzati su questa gratitudine perché ti arriverà l'abbondanza anche in modi inaspettati. Può arrivare come un invito a cena da un amico, come anche come un caffè, inizia anche a volte con piccole cose se non ci sei abituata.
Quindi inizia la sera, ecco, una buona pratica è la sera, durante il diario della gratitudine scrivi anche le piccole cose che diciamo hai ricevuto un caffè, hai ricevuto un invito a cena, hai ricevuto un bel sorriso da parte di qualcuno, hai ricevuto un abbraccio che non ti aspettavi, hai ricevuto qualsiasi cosa. Anche cose piccole, iniziamo a ringraziare per le cose piccole e le altre magicamente si manifesteranno. Grazie. Adesso vediamo la carta per la terza parte della settimana. È questa, cristalli. Oh, allora, che cosa ci vogliono dire i maestri durante questa settimana? Ci vogliono dire che alla fine della settimana è bene indossare dei cristalli. Guarda qui, io ce n'ho uno, questa è una pietra preziosa, è una pietra, non mi ricordo mai come si chiama. Comunque i cristalli servono anche a proteggere le nostre energie. Quindi adesso abbiamo fatto queste pratiche di gratitudine, abbiamo ricevuto, stiamo sperimentando l'abbondanza. Alla fine della settimana succederà che magari è meglio, cioè puoi farti un giro in un negozio di cristalli e scegliere la pietra che diciamo ti fa pensare a questo stato di gratitudine e di abbondanza che hai sperimentato durante questa settimana. In questo modo rimarrà sempre a te ancorata. Infatti, io ho questa pietra che mi ricorda la mia connessione con la natura e quindi col tutto, che io non sono separata, mi aiuta a proteggermi dalle energie negative. Però adesso i maestri vogliono che noi ci focalizziamo in particolare sulla gratitudine e sulla gratitudine, perché la gratitudine porta abbondanza. Quindi fatti un giro in un negozio di cristalli, se non ce l'hai vai su Amazon, vai su MacroLibrarsi, ce ne stanno tanti di negozi dove vendono questi cristalli, e scegli il cristallo che più ti dà questo senso di gratitudine e di abbondanza e di benessere. Va bene? Grazie mille maestri per questi messaggi meravigliosi. Come al solito, se questo video ti è piaciuto, regalaci un bel like, iscriviti al canale e tocca la campanellina, così ogni volta che farò dei nuovi video sarai avvisato. Poi, secondo annuncio, ho anche un gruppo privato su Facebook che si chiama Riscopri la tua bellezza con Geo. È gratuito, ti lascio il link qua sotto. Mua! Buona settimana!